Ciao, stamattina vediamo come ho riparato questo forno microonde. Ho deciso di fare questo video nonostante ho comunque chiuso già il microonde, comunque per mostrare come fare questa riparazione, perché comunque è un problema che hanno molti forni a microonde, è facilmente risolvibile spendendo pochi euro e 10-20 minuti di tempo per l'installazione. Il problema praticamente sono queste finestrelle. Allora, in questo forno, questo Mulinex che permette di cucinare su due livelli, quindi ci sono queste tre finestrelle. Normalmente nei forni che non hanno questa caratteristica ce n'è solitamente una finestrella al centro. Allora, che succede? Che queste finestrelle sono fatte di un materiale particolare, si chiama mica, che praticamente permette alle microonde di entrare nel forno. Allora, dietro c'è il generatore di microonde. Purtroppo non lo posso far vedere perché ho chiuso il forno. E quindi attraverso questa finestrella le microonde attraversano il piatto, le vivande che ci sono qui. Dicevo che questo materiale, questo mica, permette l'attraversamento nelle microonde, però non permette all'umidità o eventualmente agli schizzi di arrivare al generatore di microonde, o si chiama magnetron come pezzo. Allora, in questo forno praticamente era venuta via la finestrella in alto, questa qui, quindi l'umidità entrava, arrivava fino al generatore di microonde e l'ha sporcato. Quindi, che succedeva? Dopo 2-3 minuti di cottura il forno si bloccava, perché in questo modello sul generatore di microonde c'è anche un sensore di temperatura. Succedeva sporcandosi, si surriscaldava e quindi si bloccava, cioè bloccava tutta l'elettronica del microonde. In altri casi, se non c'è questo sensore, può completamente bruciarsi il magnetron. In alcune occasioni si può notare questo difetto, a volte questi qua si bucano, queste finestrelle si bucano, perché nonostante è materiale che supporta bene l'alta temperatura, comunque non si surriscalda al passaggio delle microonde, perché non è materiale organico, però quando si cucina può saltare del cibo sulla finestrella. In quel caso quel cibo si surriscalda e quindi a forza di andare può bucarsi, se non ce ne accorgiamo, può bucarsi la finestrella e quindi si nota che guardando all'interno del microonde si vedono delle scintille o addirittura delle specie di fiammate. Comunque non è preoccupante, allora, almeno se ce ne accorgiamo subito non è un problema grosso, cioè facilmente risolvibile. Solitamente queste finestrelle sono di incastro, può cambiare da un modello all'altro. Io ho dovuto aprirlo completamente perché appunto è andato avanti per qualche giorno senza questa finestrella completamente è venuta via e quindi si è sporcato il magnetron, quindi l'ho dovuto smontare completamente per pulirlo. Però se viene il problema viene riscontrato subito, non c'è problema, non c'è bisogno di aprirlo completamente, basta sostituire la finestrella. Adesso vediamo come fare. Allora, come ho detto, nel mio caso la finestrella era venuta completamente via, però nella maggior parte delle volte si trova bucata praticamente. Questa è la finestrella originale. Nel mio caso l'umidità nei vari lavaggi ha ammorbidito i bordi di questo materiale e quindi è venuta via. Visto che queste qua sono messe all'incastro, questa qua è venuta via. Allora, che ho fatto? Si comprano su internet o nei negozi di ricambi per elettrodomestici questi fogli di materiale appunto mica. E ci sono di varie misure, solitamente il prezzo, io ho pagato questi due fogli 15x15, li ho pagati 5 euro, 5,50 euro al massimo, insomma si possono pagare 8-9 euro,
quelli un po' più grandi. Comunque non serve molto molto grande. Nel mio caso, che il mio forno ha 3 finestrelle, ho semplicemente messo la vecchia finestrella sul foglio, con la penna ho segnato i bordi, poi con le forbici si ritaglia, infatti 2 finestrelle, si ritaglia il materiale e bisogna semplicemente reinserirlo. Questo è abbastanza rigido, bisogna semplicemente reinserirlo ad incastro nella posizione dove c'era la vecchia finestrella e il gioco è fatto, insomma. Tutto qua. Ok? Alla prossima. Ciao ciao.